nel marzo, se non sbaglio, marzo del 95, e subentra la legge Bosman, quindi si inizia tutto il settore giovanile, viene un po' rivoluzionato, bisogna iniziare a valutare cosa fare con i giovani, e Treviso mi offre un contratto, quindi 5 anni al minimo salariale. Giustamente in quel periodo mio padre mi fece osservare che non era la scelta più giusta. Provammo a telefonare a Milano, a Crespi, che aveva sempre dimostrato grande stima nei miei confronti. Una semplice telefonata, nel giro di settimana lui riuscì a trovare accordo e mi trasferì a Milano. Marco, la prima cosa che mi disse, invece la battuta sul mio sedere, no? Disse: quel culone lì lo faremo scendere. Mi ha fatto capire l'importanza del lavoro, l'importanza di non lasciare nulla al caso. Lo ringrazio perché comunque è il lavoro che mi ha fatto crescere, mi ha fatto arrivare qui. Andiamo, dai, 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 senza guardare la palla, senza guardare la palla, no look, no look, andiamo, bene, bene, su, via. Fabio invece mi disse: guarda, lo ricordo ancora, mi disse: Non mi parlare, perché lui aveva questa cosa che si parlava tanto addosso, voleva sempre un confronto con l'allenatore di tipo verbale, aveva sempre mille dubbi, mille domande. E secondo me questa cosa qui lo uccideva dal punto di vista tecnico, perché in realtà si faceva dei problemi che non c'erano. Fu un lavoro abbastanza duro e intenso, però alla fine mi fece capire l'importanza di poter dare la pacca sul sedere a quello che ha bisogno. È una squadra devastante, comunque, a prescindere dal talento che impressionava, era soprattutto la voglia che aveva di vincere. Fabio, prima della finale, ci parlò della canzone dei Duran Duran. Sì, era Angry Like the Wolf, affamati come i lupi. Ho scritto due righe a loro prima della partita: divertitevi e siate affamati come i lupi. E quello è stato il concetto forse che ci ha trasportato in quella vittoria. Infatti andiamo in campo e asfaltammo proprio a Fortitudo. Poi invece l'anno dopo eravamo una squadra brutta, sfigata, tutto lento, ho perso non si sa quante partite. Nella prima fase di Lombardia rischiamo di non passare, eravamo praticamente fuori, mordente con la schiena a pezzi. Mi ricordo, mi disse: Fabio, fammi giocare. Ma no, non puoi giocare, sei rotto. Fabio, fammi giocare, che dobbiamo superare la prima fase, che siamo veramente inguardabili. E lui ci credeva, abbiamo superato la prima fase e dopo nella seconda, non so, si è acceso qualcosa in quel gruppo, siamo andati fino in fondo e Marco è stato assolutamente scientifico, perché era il playmaker della squadra, era il miglior realizzatore, era il miglior rimbalzista difensivo, era il leader positivo, era tutto. Poi mi sono tolto qualche soddisfazione più là. Difensive di mordente sono qualcosa di pauroso. La Benettone è campione d'Italia! La Benettone è campione! Marco è particolare come giocatore, è particolare come persona. Penso che sia uno stampo irripetibile. Quello che io cerco di fare con lui, ogni volta che ho bisogno di un esempio, lo porto in palestra, cito lui, o adesso con Roberto Lullo che sta giocando in Lega 2 a fatica, gli ho già detto: Marco, ho bisogno di due parole tue, io ci parlo, ma poi ho bisogno di due parole tue. Un po' le mani dal manubrio con una certa fretta il Monte dei Paschi, era meno 16, pare un attimo fa. Loro passano a zona e faccio un canestro a 3 punti, prendo fiducia, David disegna 2 schemi dove riesco a fare 2 volte canestro. Un possesso di distanza adesso addirittura. Mordente pareggia, incredibile! Poi dopo il canestro pazzesco di Matteo da 3 punti. Il personaggio da 3 sulla sirena! È buono! È buono! Una partita che tutti ricorderanno, soprattutto io, perché non ne capitano così tanto, tanto spesso.